Dottor Bonora, la sua presenza a Icare è molto importante, cioè un ruolo pesante dal punto di vista scientifico. Nelle sessioni a cui ha partecipato, mi riferisco specificamente a quella sulle epatiti e poi sulla farmacogenetica, parliamo di epatiti a Icare 2013. Sì, si parla di epatite, è doveroso, anche perché uno, viviamo in un momento storico di grande sviluppo, come noto, di nuovi farmaci antiepatite, e questo è un qualcosa che riguarda, deve riguardare anche i pazienti coinfetti. Come sappiamo, tanti e gravi sono i problemi collegati all'epatite C nei pazienti che già hanno un'infezione da HIV. C'è stato un precorso, uno dei quattro precorsi è stato dedicato proprio al management dei pazienti con epatite, organizzato dal dottor Raffaele Bruno e dal dottor Coppola. Il precorso, il mio ruolo in questo precorso è stato quello di analizzare un pochino gli effetti avversi più importanti di telaprevir e bocetrevir con un occhio abbastanza clinico, o se vogliamo clinico pratico, e la seconda parte della mia relazione è stata invece appunto su un po' il management delle interazioni, perché come noto diciamo che abbiamo dei problemi di interazione farmacologica con questi due nuovi composti, che per chi si occupa di HIV storicamente è in qualche modo, non è una novità, è un po' tornare a, un po' all'antico, o comunque alla pratica anche quotidiana reale nostra di gestione di interazioni, ma sicuramente possono complicare un pochino il management di questi pazienti. Quindi il corso in generale ha voluto dare, diciamo, una visione molto pratica ai partecipanti, quindi i criteri di uso, la tossicità, gli effetti avversi, poi c'è stata una parte invece sull'epatite B altrettanto pratica. Se vogliamo entrare nello specifico di questi due farmaci che oggi sono in Italia disponibili per i pazienti, chi ne esce vincitore? Cioè, qual è il farmaco meno ostico per il paziente? Penso che uno non ci sia un vincitore, obiettivamente. Penso che sono due farmaci che hanno con pattern abbastanza similari per quanto riguarda alcuni aspetti e differenze per quanto riguarda altri. Tant'è che, per esempio, visto che parliamo proprio di tollerabilità, sappiamo che entrambi hanno un po' questo problema dell'anemia, cioè quindi del rischio addizionale di anemizzazione dei pazienti rispetto a quello a cui noi eravamo già abituati, appunto, con la terapia standard, col pegilato e la ribavirina. E questo è un pochino, diciamo, il punto fondamentale. Se vogliamo, telaprevir ha un problema un po' più marcato per quanto riguarda il rash, che è gestibile poi nella pratica clinica nella maggior parte dei casi, però è frequente, un po' disturbante o inquietante, insomma, per il paziente e per il medico, e poi anche un po' dei problemi gastroenterici di nausea e anche questi problemi un po' strani di disturbi anorettali, il prurito appunto, che sembra essere un po' più accentuato ed è dovuto probabilmente sempre un po' a una secchezza di cute e di mucose. Molto probabilmente però sono cose che portano raramente il paziente a sospendere il trattamento, e sicuramente lo scopo è quello di farlo conoscere ai clinici e di far prendere una certa dimestichezza con questi nuovi farmaci ai clinici, anche perché ieri appunto durante il corso si è parlato di quelli che possono essere delle misure molto semplici, quasi proprio artigianali, però che riducono fortemente anche quella che è appunto il fastidio del paziente dovuto a questi effetti collaterali, come l'idratazione della pelle anziché uso di certi cibi anziché altri. Sicuramente, considerando poi che si parla di farmaci che comunque, insomma, migliorano l'outcome del paziente in modo significativo, e quindi voglio dire, poi uno dei due viene somministrato solo per 3 mesi anche, quindi sicuramente vale la pena fare di tutto per ottimizzare appunto quello che è lo sforzo terapeutico del paziente. Pensa che il futuro si possa configurare come un futuro di sola terapia orale interferon free? Questo è l'obiettivo, probabilmente. Dai dati che noi abbiamo oggi penso di sì, cioè, quindi quello che un po' tutti stanno aspettando è questa ondata di interferon free, e già ci sono sperimentazioni avviate, come sappiamo. Quindi anche i farmaci che arriveranno dopo come seconda ondata di varie classi sembrano molto promettenti, per cui presumibilmente sì,
In quanto tempo questo si verificherà non lo sappiamo ancora, cioè, perché si va dalle previsioni ottimistiche di 1-2 anni, almeno per quanto riguarda trial, fino ai 4-5 anni. Sicuramente dobbiamo però, diciamo, gestire questo periodo, che può essere un periodo di transizione comunque di qualche anno. In questi anni abbiamo dei pazienti da trattare con urgenza, in ogni caso, e comunque dei pazienti a cui prevenire un danno epatico e quindi a cui pensare comunque il trattamento. Quindi non bisogna cullarsi, secondo me, nell'idea di aspettiamo le armi magiche e teniamo i pazienti a galleggiare, perché dobbiamo capire chi può aspettare qualche anno, ma chi non può aspettarlo deve comunque essere messo in terapia con farmaci che sono già un avanzamento importante rispetto al recente passato. Quindi una selezione dei pazienti da trattare subito e chi invece si può deferire. Direi che sì, complica ulteriormente la selezione dei pazienti, già complicata per la terapia antiepatite. Qui si tratta anche di capire chi subito, chi può aspettare o chi ancora può iniziare con una terapia dual standard in caso, magari dopo una fase appunto di lead-in, mettere il terzo farmaco. Quindi si è parlato anche di questo nel corso, cioè la differenziazione dell'approccio che è fondamentale. E un altro tema lei caro, che è la farmacogenetica e la terapia antiretrovirale. Che cosa ci può dire nella sessione a cui ha partecipato? Sì, questa è una sessione di, diciamo, genetica delle infezioni, quindi si è parlato di epatite C, si è parlato anche di altri aspetti di genetica un po' della progressione dell'infezione da HIV, e si è parlato anche di genetica mitocondriale, dei mitocondri e alcuni rischi in questo senso di tossicità o di efficacia immunologica dei farmaci. Io ho parlato nello specifico di farmacogenetica, cioè quindi se andare a studiare un po' l'assetto genetico per quanto diciamo attiene alla tossicità e alla farmacogenetica dei farmaci antiretrovirali possa aiutarci a utilizzarne l'uso. Qui in realtà ci sono un esempio che sappiamo bene, quello di Abacavir, che è uno degli esempi più belli proprio della terapia medica che esista di farmacogenetica. Faccio un test genetico, mi assicuro appunto sulla tollerabilità del farmaco. In realtà altri test di questo tipo entrati nella routine clinica non ci sono. Ci sono però più di una situazione terapeutica in cui la genetica ci può venire in aiuto per darci una predizione di efficacia o di tossicità. E cito atazanavir e iperbilirubinemia, cito la tossicità dai favirenz e in parte anche l'efficacia, e quindi dei geni come l'UGT appunto per quanto riguarda atazanavir, citocromo 2B, B6, il citocromo che metabolizza i favirenz. E ci sono oramai delle evidenze da anni, anche studi fatti, che dimostrano, seppur non su grandi campioni, che effettivamente può migliorare il management dei pazienti. Il problema spesso qui è il passaggio poi a grandi studi di validazione che permettano l'entrata nella pratica clinica di questi test, che richiedono un supporto, un commitment specifico da parte di un'azienda. E per Abacavir è stato così, perché coincideva con gli interessi ovvi di chi fa il farmaco. In questi casi invece no, e quindi questo salto ancora resta un po' un incompiuto, anche se in qualche centro c'è chi fa appunto questo tipo di test come noi a Torino, e poi magari ne tiene conto in certi tipi di situazioni cliniche. Però quello che si è anche detto è la genetica, gli studi genetici devono andare avanti, perché in ogni caso conoscere gli aspetti di farmacogenetica ci permette di conoscere meglio i farmaci che usiamo, di capire perché variano da un paziente all'altro e di capire anche meglio come rifinire nel tempo l'uso di questi farmaci con strumenti che abbiamo a disposizione di predizione farmacologica dell'effetto e dell'efficacia dei farmaci molto fini. E questo permette di tener conto anche dei dati di genetica individuale per predire quale potrebbe essere, che cosa potrebbe accadere anche o in certi tipi di popolazione o con certi tipi di dosaggi. Questo deve essere visto, secondo me, nell'ottica della personalizzazione della medicina, che è un credo della terapia antiretrovirale oramai da sempre. Da un lato è vero che dobbiamo fare i conti con le semplificazioni
le coformulazioni, la pillola per tutti che contiene tutto e i costi, ma da quell'altro lato una terapia che deve durare decenni per una persona, quindi quad vitam per quello che ne sappiamo oggi, non può non avere delle note di personalizzazione che potrebbero incidere comunque anche sui costi, perché sicuramente, se torniamo a un esempio come quello di Efavirenz che abbiamo appena fatto, abbiamo probabilmente una fetta dei nostri pazienti consistenti in cui noi sovradosiamo anche i farmaci e avremmo gli strumenti per studiare delle riduzioni di dosaggio in certe condizioni particolari che potrebbero anche portare a un certo livello anche di risparmio a fronte di investimenti in test genetici o quant'altro che costano come una viremia. Si tratta solo appunto di ovviamente avere la forza anche di supporto organizzativo, pianificare quegli studi randomizzati in grande stile che ancora mancano, però voglio dire gli elementi sul tavolo ci sarebbero tutti, ci sono tutti.